Eccoci rientrati in diretta per questa ultima puntata, o no, no, ultima parte dell'attuale puntata, della puntata di venerdì 8 maggio 2020. L'ultima parte è sempre dedicata al trio delle meraviglie, il trio che ha fatto sognare il mondo della radiofonia. Do il benvenuto in trasmissione a Stefano Stradotto. Buonasera Stefano. Ciao Massimo, buonasera a tutti. Ciao Salutiamo anche Francesco Del Giudice. Ciao Francesco. tutti, sempre più in alto. Aspetta perché Francesco io ti sento male, tu mi senti? Vediamo Sì, che... sento bene. Ah no, la colpa è di Stradotto che quindi adesso cercheremo di mettere un attimo a posto fra pochissimo. Intanto che cerchiamo di recuperare Stefano, io direi di cominciare direttamente da Francesco. Francesco, una puntata ampiamente dedicata a quella di oggi al rugby. Parlavamo prima con Paolo Paciti, ancora prima con Antonio Raimondi. Comincio da te per parlare un attimo di rugby, poi divaghiamo su altro. Non neghiamo che il rugby sia sempre stato un ampio protagonista della storia di Radio Rai in generale, in quanto, adesso non mi ricordo il nome, poi vedremo di recuperarlo attraverso anche Marco D'Alessandro. Per molti anni il sabato addirittura c'era la diretta di una partita di Serie A, poi c'è stato a Sei Nazioni. Diciamo che laddove spesso gli sport non avevano una copertura così capillare nel corso delle varie settimane, il rugby è sempre stato un po' un fiore all'occhiello di Radio Rai, che non ha mai mancato i grossi appuntamenti come il campionato per molti anni, finché il campionato non è finito in disgrazia, come ultimamente. È figlio di un interesse forse più passato che presente del rugby da parte dell'opinione pubblica, in quanto molti vedono in questo sport un po' lo sport che piace a tutti, lo sport del terzo tempo, lo sport dei valori della nazionale. È solo una mia impressione, e su cui la radio poi ha cavalcato dicendo: beh, questo ha un appeal che potrebbe tornarci utile, o sbaglio? Concordi con me almeno sulla parte che per il rugby c'è sempre stato un occhio di riguardo da parte della radio? Venendo al preambolo, la voce a cui ti riferivi è quella di Domenico Marcozzi, Giusto, presumibilmente. proprio lui. Secondo me c'era anche Proprio qualcuno lui. prima, però adesso vado a indagare. Tu intanto sentiamo la Il cui tua. erede è indubbiamente Pacitti. Speriamo che lo sia per n anni, visto che ho più volte espresso stima, ma la esprimiamo tutti in realtà, stima per questo grande conoscitore, nonché divulgatore del rugby. Beh, per quanto riguarda l'apporto della radio, venendo al tuo discorso, sì, l'apporto della radio è stato assolutamente fondamentale, oserei dire anche più, anche maggiore rispetto a quello della sorella televisiva, sorella televisione, perché come sappiamo le Sei Nazioni e le grandi competizioni rugbistiche come il Mondiale da anni ormai non godono della ribalta televisiva dell'azienda di Stato. E quindi il collegamento, come tu facevi giustamente notare, il collegamento che inizialmente era circoscritto al solo campionato, in epoca avanti, diciamo, avanti Sei Nazioni, quindi in epoca Cinque Nazioni, prima dell'ingresso d'Italia. Il collegamento con il rugby era forse l'unico contatto effettivo che la platea nazionale poteva avere direttamente, senza essere presente sul campo, con questo sport di cui abbiamo detto anche altre volte in occasione di puntate anche dello scorso anno, uno sport che è riuscito a far breccia anche nell'immaginario, forse esagerato dire nell'immaginario collettivo, però negli ultimi anni ha guadagnato consensi pur non essendo uno sport nel nostro DNA, trattandosi di una competizione prettamente di matrice britannica, poi apprezzata in realtà anche da francesi e da poche altre nazioni, per lo più a sud nell'emisfero australe, al di là delle nazioni del Commonwealth, mi viene in mente l'Argentina. Quindi questa tradizione è poi proseguita ottimamente con Pacitti, che soprattutto nel periodo in cui era caporedattore Riccardo Cucchi, come ricorderete, come senz'altro ricorderete tu e Stefano, ma anche gli ascoltatori più attenti, il sabato era presenza fissa all'interno di tutto il calcio Serie B. Per diversi anni ricordo, poi le vicende più che del rugby, forse delle scelte redazionali e anche, non so, immagino anche questioni di relativi diritti, su questo non possiamo dire, hanno fatto sì che questo appuntamento si sia evaporato, per così dire, sia rimasto soltanto i collegamenti con le Sei Nazioni, quindi a febbraio e marzo, che sono insomma i mesi del rugby per eccellenza. Certo, ha pesato indubbiamente il
hanno pesato i risultati scadenti delle ultime gestioni della nazionale. Ma tornando poi ad un tema che abbiamo trattato, credo che la gestione mediatica del rugby sia stata abbastanza lacunosa, abbastanza superficiale, perché non si è andati di fatto oltre la retorica del terzo tempo, naturalmente dei valori che trasmette questo sport sul campo e anche fuori, perché come sicuramente gli ascoltatori che seguono anche sommariamente il rugby potranno confermare, nel momento in cui le nazionali si affrontano durante i mondiali, durante le Sei Nazioni, si avverte un attaccamento alle proprie radici durante l'esecuzione dell'inno nazionale, ad esempio, un'intensità emotiva che per altri sport è comunque minore. In passato forse lo si poteva notare anche per il calcio, però comunque il rugby è uno sport non del tutto globalizzato, e questo che è da una parte può essere un limite e anche forse la sua fortuna, visto che ha mantenuto una sua fisionomia ben precisa, legata all'appartenenza ad una nazione, non soltanto ad uno Stato, ma proprio ad una nazione, visto che, come sappiamo, le nazionali britanniche sono tre. Quindi purtroppo devo dire che, ribadisco questo concetto, sui giornali non si è mai, o meglio, più che sui giornali, forse sulle emittenti televisive mainstream, non si è mai andati oltre il concetto dell'extra campo. Si è parlato poco di tecnica, poco anche delle regole, raramente ci siamo imbattuti in servizi televisivi che abbiano puntato a svelare qualche mistero, qualche aspetto meno noto di questo gioco così particolare. Devo dire che in tutto questo Pacitti rappresenta un'eccezione, una splendida eccezione, perché lo ricordo sempre in cronaca, non soffermarsi mai eccessivamente su quello che accadeva fuori dal campo, ma raccontare il gioco, raccontare l'evento usando anche una terminologia inappuntabile e facendo il suo lavoro egregiamente per un pubblico, sì, che magari non era del tutto di profani, ma che poteva benissimo, che ha potuto benissimo beneficiare del racconto, tra l'altro sempre fluido, del radiocronista aquilano, che non a caso è riconosciuto anche a livello internazionale come un conoscitore fine di questo gioco. Quindi direi, in questo caso, sul rugby, direi che non vorrei essere così troppo cattivo, troppo facile, lasciamo andare a delle accuse un po' troppo superficiali, non conoscendo bene poi cosa c'è dietro le quinte, però la gestione mediatica dell'evento rugby, del fenomeno rugby, è stata, soprattutto negli ultimi anni, è stata decisamente rivedibile. Non so cosa ne pensate voi. Sì, concordo in pieno. Tra l'altro devo fare un po' di correzioni a quanto detto in precedenza, o meglio, abbiamo recuperato, e qua Stefano Stradotto sentirà tutti gli anni che ha ormai sulle spalle, perché in una puntata di Tutto il Quiz, rubrica che andava in onda più di 10 anni fa sul nostro sito, Madonna mia, che cosa pesante, la cosa mi sta intristendo. Una domanda è: durante le trasmissioni erano previste, soprattutto in Domenica Sport di tanti anni fa, erano previsti dei collegamenti con due partite di rugby? Chi erano le voci storiche? Il buon del giudice ne ha beccata una, che è Domenico Marcozzi, l'altra era Alvaro Brini, la terza è stata, e qua mi lega anche questioni geografiche, Mirko Petternella. Queste sono state tre voci famose del rugby in radio. Paolo Pacitti è l'attuale possessore della sedia, per quanto è una sedia molto vacante, in quanto, ricordiamo, come dicevamo in precedenza mentre lo intervistavamo, è anche responsabile della redazione giornalistica dell'Abruzzo. Tra l'altro, penna fine del rugby, pensate che l'IRB, che è l'International Rugby Board, l'organizzazione mondiale che gestisce il rugby nel mondo, quando gioca Sei Nazioni e c'è in tribuna Paolo Pacitti, dà diritto di voto per eleggere l'MVP della partita. Stefano. Sì, no, indubbiamente, ecco, analizzando quest'ultimo punto nel quale ti soffermavi sull'importanza della figura di Paolo Pacitti, effettivamente eravamo anche un po' timorosi, penso alla vigilia anche di questa stagione, se non addirittura di quella precedente, appunto venendo a conoscenza di questo suo ruolo importante in seno alla sede regionale dell'Abruzzo. Ecco, temevamo che
potesse in qualche modo essere, a causa di questo nuovo impegno, preclusa a Pacitti la partecipazione in radio come voce del rugby, e temevamo che questo potesse significare anche una cancellazione totale, perché insomma si ha l'impressione che oramai purtroppo il rugby, per quanto riguarda la radio, sia uno di quegli sport legati a doppio filo alla voce che lo racconta da diversi anni. Vale a dire che nel momento in cui appunto Pacitti fosse stato impossibilitato a proseguire la sua collaborazione radiofonica, c'era il concreto rischio che il rugby sparisse completamente dai radar radiofonici. Questo, ecco, appunto, era un problema che ci eravamo posti. In realtà poi abbiamo visto che nonostante appunto il suo impegno con la sede regionale, è proseguita anche la collaborazione. Probabilmente abbiamo così ipotizzato con più cronache fatte magari da studio che non dal posto, ma comunque si è riuscito a proseguire la collaborazione anche per il recente Sei Nazioni, che tutto sommato è riuscito ad andare in onda e anche in campo, credo sia saltata, se non vado errato, solo l'ultima giornata a causa del coronavirus. Quindi tutto sommato Sei Nazioni è stato uno di quegli eventi che per il rotto della cuffia si è in qualche modo salvato dall'epidemia, dai vari rinvii. E per cui ecco, la figura di Pacitti in questo momento è una figura fondamentale. Concordo con quanto detto anche Francesco poc'anzi, è stato anche in grado di raccontarlo sempre in maniera molto lineare, molto fruibile anche ad un pubblico che si ipotizza, insomma, magari non particolarmente appassionato, non particolarmente tecnico per quanto riguarda la palla ovale. In realtà Pacitti è stato sempre in grado di portare il racconto del rugby all'ascolto anche di un pubblico che avesse, come dire, delle lacune anche regolamentari, anche di conoscenza generale specifica dello sport. E per cui ecco, sì, è un peccato magari pensare come in passato, ecco, abbia rappresentato anche più di quanto non rappresenti adesso per quanto riguarda l'ambito radiofonico, con il campionato di eccellenza, che comunque ha avuto un suo spazio fisso, come sottolineavi poco fa, ha avuto un suo rilievo, e contribuiva a rimpolpare il palinsesto, specialmente del sabato pomeriggio. Sarebbe auspicabile magari anche un ritorno, in qualche modo, anche se sappiamo che oramai ci sono varie problematiche, i mezzi sono quelli che sono, e probabilmente, ecco, accennava anche Francesco, l'ondata di passione che sicuramente in Italia ha investito circa una decina di anni fa il rugby, probabilmente poteva anche essere sfruttata meglio, poteva essere uno spartiacque che avrebbe potuto anche magari cambiare la percezione e la diffusione del seguito su scala nazionale di questo sport. Probabilmente è un'onda che si è un po' andata a spegnere, e temo che adesso sia in picchiata anche a causa purtroppo dei miglioramenti prossimi allo zero della nazionale in ambito Sei Nazioni, in ambito internazionale. Per cui temo che oramai il rugby sia, dopo un sussulto che poteva portarlo magari ad assurgere un ruolo mai avuto prima in Italia, sia tornato uno sport di nicchia, e quindi ovviamente anche in ambito radio, quello che, insomma, che abbiamo trattato in questi minuti con queste nostre riflessioni, si è destinato ad essere legato appunto solamente al grande evento del Sei Nazioni, senza poi dimenticare che appunto, essendo il rugby in Italia, per quanto riguarda lo sport di squadra, un contesto abbastanza di nicchia, sarà con ogni probabilità uno dei tanti che andranno a soffrire molto da qui in avanti a causa della crisi nella quale ci troviamo e verso la quale andremo ad addentrarci purtroppo ancora di più nei prossimi mesi. Poi secondo me qui faccio della polemica spiccia perché voglio buttarla un po' in caciara. Il rugby è anche colpevole di aver dato la storia del giornalismo figure tipo Marco Mazzocchi, ricordiamocelo sempre. Non me ne vogliate. La butto sul ridere solo perché tra le voci storiche del rugby televisivo, prima di Raimondi che abbiamo ospitato oggi, c'è anche il padre che è Giacomo Mazzocchi. Giusto per nota di cronaca, soprattutto di storia del rugby. Torniamo a noi. Sono passate 2 settimane dall'ultima volta che ci siamo sentiti.
Qui un po' di cose sono cambiate, probabilità di ripartenza del campionato leggermente più alte, ma sembrano i prezzi del petrolio più o meno, giorni di salita vertiginosa contro giorni di caduta. Non è più una da negare che le possibilità di partire ci siano, anche se preoccupa il numero di casi che nelle ultime 24 ore si sono notati solo. Nelle ultime 24 ore dobbiamo almeno segnalarvi la Fiorentina e la Sampdoria con 6 positivi in casa Viola e 3 nella Sampdoria. Se doveste sbilanciarvi, probabilità di ripartenza a giugno, ormai inoltrato, per quanto al momento non ci sia una carta che garantisce la ripartenza. Comincio da te, Francesco. Beh, a giugno qualche possibilità c'è, però continuiamo a rimanere ai nastri di partenza, nel senso che ciò che vale ieri oggi è definitivamente, sempre definitivamente archiviato, poi viene ripreso a distanza di giorni, addirittura l'ipotesi playoff che era stata cassata, sembra essere tornata, sembra aver ripreso nuovamente quota. Quindi è veramente, continua ad essere molto molto difficile intuire una linea guida entro la quale si muove l'intero carrozzone della Serie A e del calcio in generale. Certo, l'ipotesi che il campionato riprenda, sì, come dicevi giustamente, è un'ipotesi, non dico forte, ma che ha ripreso un certo vigore, benché altrove in Europa si sia deciso di chiuderla qui. Cito soprattutto il caso della Francia, che è il più importante, il più rumoroso, ma anche i campionati di minor blasone, di minor interesse mediatico internazionale hanno messo la parola fine o stanno per metterla, tralasciando poi i casi invece di senso direttamente, di segno decisamente opposto, quali quello della Germania, di cui si fa un gran parlare, anche se poi altrove, ad esempio in Inghilterra, permangono dei punti interrogativi. Sembra che i presidenti siano su questa lunghezza d'onda, nel senso della ripresa del torneo. Sono ripresi ovviamente anche gli allenamenti, seppur con date molto, molto flessibili, e benché diversi club non abbiano dato disponibilità o comunque siano in stand-by, per così dire. Certo, il fatto che le riprese degli allenamenti siano così differenziate nello spazio e nel tempo, per così dire, può rappresentare un incognito ulteriore, anche se poi chiamarli allenamenti è abbastanza, sì, è tecnicamente corretto, ma si tratta per così dire, di un risveglio muscolare, ecco, per usare una terminologia che ci ricorda le vacanze estive. Beh, tornando seri, io direi che le possibilità ci sono, sì, bisogna anche sentire cosa dice la campana UEFA, che ultimamente è un po' più stridente, perlomeno non si è, dei vertici della Federazione Continentale non si sono espressi ultimamente, non si sono fatti sentire con frequenza come che so, in aprile o a fine marzo. Quindi restiamo in questa cappa in questa alone di, non dico di mistero, ma di imprevedibilità. Per la serie tutto è possibile, quindi continuiamo a chiacchierare un po' sul nulla, perché di date precise, finché non ci saranno date di massima anche precise, sarà molto aleatorio qualsiasi discorso. Io continuo a essere un sostenitore del campionato spalmato nell'anno solare, però questa ipotesi, che pure mi sembrava assolutamente razionale, non sembra aver guadagnato i pareri positivi di chi alla fine è tenuto a prendere delle decisioni, e quindi mi sa che dovremo lasciarla un po' in attivo, anche se, visto l'andazzo, non escludo che possa essere ripresa in grande stile tra qualche giorno. Comunque il fatto che ci siano dei positivi, che ci sia questa recrudescenza, per così dire, fa parte del gioco, nel senso che è uno degli effetti collaterali da tenere in considerazione subito. Poi però, se finché non si mette la parola fine definitiva, è anche un prezzo da pagare che
di cui gli attori del calcio ai massimi livelli sono ben consapevoli. E in tutto questo poi spendiamo anche una parola sulle serie minori, per così dire, ovvero dalla C a scendere, le quali hanno già fatto intuire che diversi club non sopravviveranno a questo, tra virgolette, tsunami che purtroppo li ha investiti. Quindi qua bisognerebbe vedere se in caso di ripresa tutti i club saranno in grado di assicurare lo svolgimento regolare delle giornate rimanenti, cosa che mi auguro ma che non è scontata. Concordo in pieno, anche se è notizia di questi giorni, che in Lega Pro avrebbero raggiunto un accordo, o l'attuale Serie C, per le promozioni dirette. Ci sarebbe una quarta ancora da decidere, ma tornerebbe su in un ipotetico campionato di Serie B dell'anno prossimo il Lanerossi Vicenza, che a noi, quando sentiamo Lanerossi Vicenza, scalda il cuore, e soprattutto il Monza di Gagliani e Berlusconi. Quindi, tanta roba, come potrebbe prefigurarsi una serie B di un certo livello. Io so di anticipare le parole di Stefano Stradotto quando dico a Francesco Del Giudice, probabilmente per far sposare la sua tesi dei playoff in Serie A dovrebbe essere diventare più amico di Lotito e magari dire che ha un'idea di Lotito, quindi potrebbe ottenere più vantaggi dal punto Ma in di vista. realtà più che i playoff, che non mi garbano granché, diciamo, è l'idea del campionato su scansione annuale che ritenevo plausibile, però Tu vai in giro dicendo che è un'idea di Lotito, secondo me ti fanno presidente della Lega Calcio, sappilo, eh? Però questo sto vediamo l'aria che scherzando. tira. Vista l'aria che tira, come dice quell'altro. A quell'altro, a proposito, oltre a chiedere un suo parere, chiedo anche: ma secondo te ha senso ripartire quando mi giocherei dei buoni soldi, neanche tantissimi, perché so di vincere facile, che chiunque ne esca vittorioso da un'ipotetica conclusione di campionato, specie se non è quella che attualmente è prima in classifica, sarebbe un po' un campione a metà, facendo un esempio tipo l'Inter degli anni in cui tolsero gli scudetti alla Juve. Sì, beh, in effetti è chiaro che questo è un problema che in effetti mi sono posto anch'io, perché il buon Lotito, l'amico di Francesco, ecco, che sicuramente spinge per la ripartenza, ma nel caso in cui ipoteticamente la Lazio andasse a conquistare questo scudetto, nel caso in cui il campionato si chiudesse, chiaramente sarebbe un campionato unico nella storia, perché non ci sono precedenti, un campionato sospeso per più di 3 mesi, alla fine, se si dovesse riprendere ipoteticamente a giugno o forse anche di più, e poi ripreso chiudendo con 12 giornate a porte chiuse, se non addirittura in campo neutro, con partite giocate ogni 2-3 giorni. Cioè, parliamo di una cosa mai accaduta in nessun contesto, perché anche laddove vennero appunto annullati i campionati ai tempi della guerra, i campionati vennero sospesi e non più ripresi. Quindi un campionato con questa lunga sospensione e poi ripreso, diciamo così, per i capelli, perché questo sarebbe ripreso per i capelli per portarlo a termine in un modo o nell'altro, sarebbe un unicum nella storia del calcio italiano e forse direi anche mondiale. Per cui chiaramente sarebbe comunque sia un titolo che a quel punto, se fossi nella Lazio, dico Tito, ma citolo Tito, citiamolo Tito non a caso, ma perché è quello che spinge di più rispetto agli altri per riprendere, chiaramente si troverebbero in mano uno scudetto molto particolare. Quindi a questo punto è chiaro, rammarico comprensibile sul piano sportivo di veder buttata al vento una stagione eccezionale, però chiaramente oramai è una stagione in un modo o nell'altro rovinata e condizionata, anche qualora si dovesse riuscire a portarla a termine. Detto questo, chiaramente, come sottolineavi in apertura di pagina, di argomento, è un po' come, sì, ovviamente è un'oscillazione poi sì, data anche da quello che avviene all'estero, perché se andiamo a vedere quanto è accaduto, ad esempio, la settimana scorsa, c'è stata la decisione del governo francese che ha posto fine ai campionati di tutte le categorie, e lì ovviamente si diceva no, probabilmente sarà un momento questo importante, perché farà da traino anche le decisioni degli altri paesi. Abbiamo visto poi che non è così, perché è notizia appunto di questi giorni, ancora più recente, che invece in Germania è stato dato il via libera alla ripresa. Addirittura, se tutto dovesse procedere, la Bundesliga sarebbe nuovamente in campo già a partire dal 16 maggio,
Per cui anche questa, diciamo, linea che inizialmente si era un po' fatta strada tra i vari osservatori di andare un po' a rimorchio di quello che era stato deciso in Francia è stata un po' sconfessata perché la Germania torna in campo. La Premier League, sì, sottolineava bene Francesco, ci sono ancora dei temi sul tavolo, però anche in Premier League comunque l'indirizzo sembra alla fine quello di andare a riprendere, per cui chiaramente. A quel punto sarebbe anche abbastanza probabile pensare che andrebbero ad accodare anche Spagna e Italia. In Italia sappiamo c'è un braccio di ferro anche in corso, non solo insomma, in seno alla Lega Calcio, alla Lega di Serie A, ma anche tra le componenti calcistiche e quelle del governo, ovviamente soprattutto nella persona del ministro dello sport Spadafora. Che ha fatto capire in più di una circostanza che fosse stato per lui il campionato sarebbe stato annullato già da tempo. In Stefano, ti teoria blocco è solo un attimo per lui, perché nel senso se mi è sei. una decisione che gli Stefano? spetta. Sì, dimmi. Fermati lì, perché volevo dirti una cosa. Prima voglio prendere un attimo le difese di Francesco Del Giudice, perché è stato ingiustamente accusato di essere amico, Etichettato. etichettato amico di Lotito. Sappi, Francesco, che in ambienti un pochino loschi, Stefano Stradotto è famoso per essere amico di Toir, e guarda la fine che ha fatto la povera Inter. Detto questo, scherzosamente, approfitti, ti ho bloccato solo per un ragionamento da cui voglio partire per la domanda successiva, prima a te e poi direttamente a Francesco. Certo che se la Lega Calcio è fatta di menti celesti, aver trovato Spadafora non ha sicuramente aiutato, perché anche lì probabilmente la linea editoriale non è mai stata chiarissima. Stefano. Ah beh, senz'altro, questo è sicuramente stato un altro scoglio, perché chiaramente diciamo c'è stata anche un po' di sfortuna, insomma, ecco, per quanto riguarda la parrocchia che voleva la ripresa, nell'essersi trovata anche ovviamente di fronte determinati esponenti politici a un certo tipo di linea. Per cui chiaramente questo complica ulteriormente le cose e probabilmente è chiaro che in Italia si è destinati ad assistere a un braccio di ferro che andrà avanti più che negli altri principali campionati, in un modo o nell'altro, qualsiasi sia poi la conclusione. Quindi staremo a vedere, è chiaro che sembra al momento che l'ipotesi più probabile sia quella di andare a finire questo campionato in estate, con una sorta di format come ritmi impostato come quasi un mondiale, perché insomma, andrebbe a giocare ogni 2 o 3 giorni, è impostato come mondiale anche come sedi, perché si studiano, sembra, nelle sedi fisse al centro-sud per evitare di giocare al nord. Insomma, situazione molto strana e vedremo come andrà a finire. Facevi cenno prima alla situazione invece in Serie C, sì. Chiaramente ci sono anche problematiche veramente pratiche, insormontabili, anche se prevedo un fiume di ricorsi anche in Serie C, perché è chiaro che è stato predisposto questa promozione delle tre che erano in testa ai gironi, appunto Monza, Vicenza e Regina, più una quarta che ancora non si sa bene come debba essere decretata sulla base di una media punti, un qualcosa di molto arzigogolato, ma è chiaro che tutte le squadre che al momento della sospensione si trovavano in zona playoff andranno a fare ricorso, molto probabilmente, quindi proprio, ci sarà un'estate calda anche da quel punto di vista, fermo restando che poi l'estate calda i club di Serie C la vivranno sul piano economico perché molti di loro insomma, saranno destinati a faticare ad iscriversi in un modo o nell'altro alla stagione successiva, qualsiasi sia la categoria di appartenenza e qualsiasi sia soprattutto la data della partenza della stagione seguente, che inevitabilmente in un modo o nell'altro sarà condizionata comunque dalla chiusura di quella ancora in corso. Quindi è chiaro che le ripercussioni delle decisioni che verranno prese in questi giorni non riguarderanno solo la stagione 2019-20, ma anche, forse soprattutto per certi versi, anche la 2021, perché è chiaro che la 19-20, come dicevamo poco fa, è già rovinata e condizionata in un modo o nell'altro. La 2021 si poteva pensare di salvarla, di salvaguardarla. Chiaramente è molto difficile che questo accada se si porterà, come sembra, a conclusione questa stagione. Confermo. A Francesco Del Giudice chiedo un parere sull'operato del ministro Spadafora. Massimo, hai tirato una bordata non indifferente prima, quindi Su cosa? non Sullo ho. Tito o su Toir? No, sul Spadaforo, sul lodato Spadaforo. No. Ma
Se dobbiamo mantenerci entro i limiti della diplomazia più assoluta, sì, possiamo dire che ci sono stati, che l'interazione tra la componente politica e la componente calcistica, politico-sportiva, diciamo, è stata contrassegnata da qualche, oggi si dice misunderstanding, da qualche qui pro quo, soprattutto in occasione delle partite, ricordiamo dell'ultima giornata disputata effettivamente, quindi in occasione del mese di marzo, diciamo, quando si è detto tutto il contrario di tutto fondamentalmente. Poi le acque sono un po' calmate, si è cercato di parlare meno e con più raziocinio. La linea politica si è cambiata molte volte nel corso di quasi una volta al giorno, bisogna dire. Su questo si è un po' seguito l'andazzo, dettato anche sicuramente anche dall'emotività in parte, ma benché poi i politici siano lì per prendere decisioni e quindi facciano sempre il loro lavoro, poi fondamentalmente si spera che lo facciano in buona fede. Ma più che altro è stata la novità, l'assoluto sgomento e il disorientamento di fronte a una situazione così fuori dai radar, fuori controllo, ad aver generato tutta questa serie di ripicche, di dichiarazioni talvolta velenose, comunque tese alla polemica. Certo, se vogliamo poi, se mi concedi un attimo di non di uscire dal seminato, ma di esprimere una pacata osservazione un po' critica nei confronti non soltanto della situazione contingente, di come è stata gestita la situazione contingente, bisogna dire che stiamo affrontando questo dramma, perché tale nazionale, con una classe dirigente, bisogna dire che, ma non soltanto mi riferisco agli attuali coloro i quali rappresentano l'Italia in questo momento nei campi più disparati, ma che da diversi anni, una classe dirigente che da diversi anni sta dimostrandosi piuttosto inadeguata, e ci fermiamo qui, è lacunosa nell'affrontare diverse situazioni. Ad oggi devo dire che tra il ministro appena citato e la politica, la componente politico-sportiva, ad oggi i rapporti, sembrano essere improntati ad una sorta di tregua, però è anche vero che stiamo vivendo una fase di stand-by. Quando bisognerà prendere decisioni, e bisognerà farlo prima o poi, si spera più prima che poi, e ci si augura più prima che poi, a quel punto qualche frizione, qualche scintilla potrà palesarsi. Ma d'altra parte è normale, è impossibile accontentare tutti, quindi bisognerà anche trovare il modo di risarcire in maniera figurata, figurata per modo di dire, perché bisognerà poi anche mettere mano al portafoglio, bisognerà quindi risarcire le parti che sono state, diciamo, le parti meno avvantaggiate dall'accordo che si troverà. In fondo bisogna anche mettersi nell'ottica di chi spinge, di chi cerca di dare acqua al proprio mulino, perché credo che anche noi al loro posto, se fossimo al loro posto, e per fortuna o purtroppo non ci siamo, ci comporteremo in quella maniera. Chiudo soltanto dicendo che in realtà la mia osservazione precedente sulla riapertura del campionato si basava più che altro sull'andazzo, sulla tendenza, perché io non esprimo un giudizio favorevole o meno alla riapertura. Dico soltanto che ad oggi mettere la parola fine sul torneo, cosa che non è stata fatta ovviamente, mi sembra un po' prematuro, visto che comunque sono pochi i casi in Europa ad oggi dei tornei che hanno deciso di chiudere baracca e burattini per questa stagione. Concordo in pieno. Certo che usare il termine speriamo che i politici lavorino in buona fede, visto l'aria che tiene intorno al ministro della giustizia, mi è sembrata un'uscita abbastanza un po' indelicata. Sto scherzando ovviamente, Francesco, era solo un baranissimo calambur, come dicevamo. Vorrei con voi, abbiamo ancora qualche minuto, ne abbiamo circa una quindicina, chiudere un po' facendo il Rai Sport della situazione, ovvero parlando un po' di noi su tutto il calcio blog nelle ultime settimane. Mancante lo sport in diretta, abbiamo ripescato un po' di
sport del passato, stiamo continuando a farlo e ovviamente il tutto è grazie al libro di Roberto Pelucchi che vi consigliamo sempre, Bolis Edizioni, Le voci della domenica, storia romantica di 90 anni di sport. E onestamente piace veramente tanto fare questa rubrica e recuperare i pezzi che poi nel corso dei mesi il nostro Roberto Pelucchi ha pubblicato, perché veramente tiriamo fuori di quelle perle veramente, scusatemi la ripetizione di parola, di un certo livello. Mi ha appassionato, per non dire commosso, anche perché è una storia che ha fatto grandissima, che ha avuto grandissimo risalto nella storia del nostro sport, lo speciale che abbiamo dedicato questa settimana al Grande Torino, con una Mary e un Ciotti che raccontano l'epopea del Grande Torino. Gli storyteller che vanno tanto di moda adesso dovrebbero imparare da esempi del genere. Mi è piaciuto anche vedere, ad esempio, recuperare Doriana Laraia che intervistava Modugno. Ecco, non avrei pagato un euro se mi avessero detto 10 anni fa che Doriana Laraia aveva intervistato Modugno. Tante perle. Avete qualche, e con voi vorrei parlare di questo, avete qualche spezzone particolare che vi ha esaltato tra quelli che vi abbiamo proposto o che vi piacerebbe ascoltare? Io so che ad esempio mi gioco delle monete su Del Giudice, che mi sottolineerà Dotto che aveva intervista in Mattia Bazzar, ma prima comincio da Stefano Stradotto. No, innanzitutto sì, è chiaro che questo andare a scavare nel passato è un qualcosa che si è imposto molto, no? In questo periodo, perché fatalmente, venendo meno gli eventi in diretta, si è andati alla ricerca di quelli del passato, che magari troppo spesso vengono anche dimenticati e accantonati. Diciamo che noi immodestamente siamo in questo senso precursori, o quasi, nel senso che siamo costanti, ecco, in questo legame con il passato. È stato positivo invece anche osservare come in altri ambiti giornalistici, che inevitabilmente anche giustamente durante periodi cosiddetti normali si occupano dell'attualità, siano andati invece veramente a riportare alla luce delle perle del passato che fa bene ogni tanto andare a rivedere, soprattutto in ambito giornalistico, perché come sottolineavi tu, ecco, ci si dimentica un po', quasi oramai subissati innanzitutto dalla quantità enorme di momenti, ecco, di dirette sportive di ogni genere, e poi così annebbiati anche da uno stile molto cambiato in questi anni, ci si dimentica quasi di quello che poi i maestri del passato avevano saputo insegnare. Quindi direi che anche questo è stato un momento utile in qualche modo per andare anche a riflettere su determinati aspetti. E ovviamente sempre meritoria anche l'opera di Rai Sport, che si è completamente convertito a canale cosiddetto classic per le dirette del passato. E sicuramente, ecco, inestimabile il lavoro fatto in questi giorni anche sul sito. È inestimabile come sempre l'archivio di Roberto Pelucchi, e mi associo anche nel consigliare il libro, che è una perla assoluta e unica, perché va comunque ad aggiungere poi tantissimo, come abbiamo già avuto modo di dire nei mesi passati, a quello che già si era letto in passato, no? sulla storia dello sport alla radio. Va ad aggiungere veramente tanto, per cui è anche difficile andare a rintracciare forse un unico pezzo. Io, avendo un debole per il modo di raccontare di Ciotti, ecco, direi che ad esempio, insomma, il momento con Mina di Ciotti, ad esempio, è un qualcosa di inestimabile, ecco, e sottolineerei quello, ma hai sottolineato giustamente, insomma, il toccante ricordo anche relativo a Superga, e direi anche, ecco, è stato anche bello vedere il ricordo dedicato ad esempio a Senna qualche giorno fa. Insomma, davvero consigliamo anche a chi ci ascolta, che non avesse avuto modo di attingere ai recenti post pubblicati, di andare a fare un bel ripasso. E certo, ecco, è difficile adesso su due piedi rispondere alla domanda su quale invece spezzone si vorrebbe andare a risentire, che ancora non sia stato pubblicato e proposto. Probabilmente, chissà, magari riesumare qualcosa relativo
Relativo al ciclismo, io ho una ferita aperta in questo periodo, essendo un grande appassionato di ciclismo e sapendo che in queste ore il Giro d'Italia era in procinto di partire, ovviamente invece questo non avverrà. Probabilmente ecco, c'è anche cosa che peraltro abbiamo già fatto svariate volte, ma andare a ripescare qualche chicca ulteriore, ancora magari ancora più nascosta del passato ciclistico a livello radiofonico, in questo periodo ecco, forse sarebbe veramente il top, andrebbe a sanare questa ferita che francamente a titolo personale sanguina in questo momento più anche di quella magari dell'assenza del calcio. Quindi ecco, poi considerando il legame naturalmente della radio con il ciclismo, magari ecco, questo è il primo sentimento che mi viene da proporre. Ecco, mi viene da dire, approfitto anche per raccontare dello speech della vita comune di tutti i giorni abbastanza particolare, mi è venuto un brivido oggi, stavo andando, ero al supermercato a fare la spesa, prendo una marca che non vi dirò di formaggio da grattugiare, e il formaggio da grattugiare che di solito è di colore giallo, aveva la confezione completamente rosa, perché quest'anno quel marchio sarebbe stato sponsor del Giro d'Italia. E pensare che solo questo mi ha permesso di ricordare che era periodo di giro fa una certa impressione. E fortunatamente sul giro qualcosa abbiamo fatto. Questa settimana abbiamo dedicato ampio spazio al ricordo di Gino Bartali. Apro e chiudo parentesi perché so che sto fomentando Francesco Del Giudice in questa puntata. In tutto questo non vorrei dimenticare anche i montaggi di Marco D'Alessandro, non per altro perché mi trovo costretto e penso che non lo farò più in vita mia a ringraziare Maurizio Pistocchi. Segnatevelo perché queste parole sono uscite dalla mia bocca e non usciranno più, perché grazie a un suo retweet di un video di Marco D'Alessandro e del nostro sito, che abbiamo avuto un signor picco di ascolti nello scorso weekend nel ponte del 1º maggio nel nostro sito, e ringraziamo tutti quelli che ci hanno conosciuto grazie a Maurizio Pistocchi. Non lo dirò più, prometto, l'ho detto una volta, non lo faccio più. Francesco. Precisazione doverosa, i Mattia Bazzara sono stati un grande gruppo negli anni E 80, non e avevo quindi dubbi che tu sui Mattia Bazzara avevi proprio un quando debole. Dotto muoveva i suoi esordi in Rai, i Mattia Bazzara hanno innovato e come il panorama della musica leggera italiana. Poi col tempo si sono un po' Giusto hanno un perso attimo. quella verve, ma d'altra parte capita a tutti i più grandi gruppi e i più grandi musicisti di musica leggera, naturalmente pop, con rarissime eccezioni, quindi ci sta. No, tornando al discorso che facevi. Ma per quanto riguarda la radio, il documento che, specie in questi giorni o in questo mese appena passato, ad aprile, è stato il più gettonato, è sicuramente la cronaca 18 che racconta lo scudetto del Cagliari. Tra l'altro Ciotti ha raccontato pochi scudetti, la prima voce naturalmente, essendo stato quasi sempre voce numero 2 in scaletta. Però quando si è verificata la circostanza, quando ha potuto scandire le parole campione d'Italia, l'ho fatto in occasione di uno dei campionati più memorabili della storia del nostro pallone, ovvero quello vinto dal Cagliari, un evento davvero irripetibile nella sua sostanza, raccontato tra l'altro magistralmente. Non è una registrazione di nicchia questa, perché è stata passata più volte, non solo in occasione dei festeggiamenti dello scudetto dei 50 anni, ma anche in occasione quest'anno, ad esempio, della puntata della celebrazione dei 60 anni, in precedenza dei 50 anni, eccetera. Quindi non è per collezionisti, però è sempre bello riascoltarlo. Bisogna anche dire poi che tra le chicche tirate fuori dalla sorella televisiva, da Rai Sport, dal canale televisivo Rai Sport, segnalo ad esempio un Bruno Pizzul che commenta un Gran Premio di Monza, non l'evento in sé, ma il prima e forse anche il dopo. L'ho visto un po' di sfuggita, ma davvero mi mancava il Pizzul alle prese con i motori. Tra l'altro Pizzul ha commentato anche, seppur non da prima voce, appunto il ciclismo, e non so se abbia commentato poi anche l'atletica. Questa è una questione che lascio a tutto il calcio blog se ci ascolta Pelucci, e a tutti voi, perché sono indeciso, non ho dei ricordi ben precisi su quest'ultimo aspetto, il Pizzul sull'atletica. Di sicuro l'ho ascoltato al ciclismo, oppure posso dirvi di un Paolo Fragliese che
è inviato in occasione dei festeggiamenti della partita scudetto del Torino del 76, appunto lo scudetto di cui si parlava prima, quello l'ultimo vinto dalla squadra granata. Quindi per dire che l'archivio di Rai Sport ha ancora tanto da offrire, è uno dei più forniti, non teme nessuna concorrenza di nessuna emittente privata. Per quanto riguarda la sezione wishlist, la sezione desideri, cosa vorrei ascoltare? Beh, è difficile perché poi nel recente passato abbiamo avuto la fortuna di ascoltare molto, però qualcosa indubbiamente potrebbe essere ripescato, qualcosa, ma bisogna andare davvero nell'archivio dell'archivio, ovvero nel settore nicchia più assoluto. Beh, sul ciclismo sì, il ciclismo in effetti anche alla radio ha avuto una tale pluralità di voci, sempre di massimo livello, che si va sempre sul sicuro. Magari sarebbe bello poter ascoltare una radiocronaca di un Gran Premio di Formula 1 di epoca pre-Delfino, diciamo. Io ho ascoltato, ho ricordi soltanto di Delfino e di Dotto negli anni 2000 e poi ovviamente naturalmente di Codignoni, di qualche, anche che so, di Ugo Russo che si è cimentato in un paio di occasioni nel commento dei Gran Premi. Ecco, mi piacerebbe ascoltare, ripescare un Gran Premio che possiamo datare come termine ultimo alla prima metà degli anni 90, prima che Delfino prendesse possesso del microfono in ambito quattro ruote. Concordo, concordo. Ad esempio, a me piacerebbe ascoltare anche il ciclismo, tornando all'esempio fatto da Stefano Stradotto, nel periodo in cui il ciclismo non era Rai, in cui il ciclismo era Mediaset e quindi la Rai era molto limitata da questo punto di vista. Però questa sarebbe una curiosità completamente personale. Concordo su tutto quello che avete detto voi. Ad esempio, per chi è abbonato come sottoscritto a Sky, onestamente, penso di aver sentito almeno una trentina di volte negli ultimi 2 o 3 anni Beppe Andiamo a Berlino. Quindi magari da questo punto di vista mano tesa la Rai, sia essa radiofonica sia essa televisiva, che almeno ha un panorama un po' più ampio, perché Sky continua a far vedere l'Italia campione del mondo del 2006. Ce lo ricordiamo, eh? Ogni anno si festeggia, lo si ricorda, però magari ampliare un po' più l'offerta. A me piacerebbe, ad esempio, visto perché l'ho incrociato per errore su Facebook nell'ultimo periodo, ad esempio recuperare quei un Gianni De Cleva dannata, ecco un'altra proposta che farei, che Gianni De Cleva abbiamo un po' perso dopo essere stato un onnipresente nel periodo in cui faceva tennis, basket, faceva atletica leggera, ogni tanto si cimentava, era olimpico come Enzo Del Vecchio. Questa è un'idea. Su queste sono solo alcune delle proposte. Noi dovremmo sentirci, se Dio vuole, fra 2 settimane. Stiamo preparando qualcosa, ora poi vedremo cosa riusciremo a portare a casa. Vi chiedo solo un ultimissimo parere, abbiamo pochissimi minuti, quindi vi chiedo una risposta sintetica, che è anche uno spot all'amico Simone Salvador, che nel corso delle ultime settimane ha fatto molte puntate del suo live all'interno del sito Sporting Media, live streaming. In questo caso, due chicche di un certo livello, 2 puntate fa, sul nostro valente consiglio, e ne abbiamo preso le royalties, poi ha ospitato Roberto Pelucchi e Dotto e Martinello, con un Dotto in grandissimo spolvero, tra l'altro, ve lo consiglio. La puntata di ieri è una puntata invece che aveva Bruno Pizzol e Massimo De Luca. So che noi siamo vergognosamente di parte, ma se vi chiedessi di buttare giù dalla torre un generico giornalista di Sky o di Mediaset di adesso e magari sentir parlare o raccontare di storia o raccontare solo di come può aver raccontato una tristissima finale di Coppa delle Coppe Bruno Pizzul. Concordate con me che non c'è battaglia, Stefano? Ah beh, sì, come hai detto tu, insomma, è come segnare un rigore a porta vuota con questa domanda. Sì. Purtroppo è chiaro che c'è una differenza di stile sostanziale. Poi l'errore che si commette ormai da anni è pensare, no, che ovviamente alzando più la voce, andando più sul gridato, sull'urlato, si trasmettono più emozioni. Hai citato Bruno Pizzul che non penso abbia mai gridato in tutta la sua carriera, non abbia mai alzato il tono della voce più di quello che appunto aveva di suo naturalmente. Eppure credo che nessuno possa
possa contraddire un'affermazione che pone pone Pizzul come uno dei telecronisti che abbia saputo trasmettere più emozioni in assoluto con le sue telecronache, semplicemente con la sua voce, con il suo pathos, con le sue emozioni, con il suo calore, trasmesse però senza dover andare sopra le righe. Quindi ecco, hai citato Pizzul probabilmente non a caso, perché poi probabilmente è stato poi a suo tempo anche lo spartiacque tra un'era magari ancora più ingessata, che senz'altro era quella di Martellini e ancora prima di Carosio, che a Martellini aveva passato il testimone, passare magari da quello stile ancora più così stentoreo a quello di Pizzul, probabilmente all'epoca fu anche un'innovazione, ecco. E poi da lì è chiaro che si è entrati velocemente negli anni 90, laddove poi sono andati a proliferare con le private, naturalmente anche partendo dalla stessa Fininvest, Mediaset, tutti i telecronisti che poi in gran parte ancora oggi sono al lavoro. Però ecco, Pizzul è stato probabilmente la perfetta somma tra due stili a metà strada, tra quello particolarmente appunto, forse anche eccessivamente, per il nostro modo di vedere oggi le cose, freddo, netto di Martellini o ancora prima di lui, e poi quello che è venuto dopo. Pizzul ha saputo mantenere uno stile assolutamente professionale, assolutamente non sopra le righe, ma dando a mio parere delle emozioni inestimabili e che, come sottolineavi in apertura di domanda, i telecronisti di oggi, a mio parere, non sono in grado di equiparare, di andare comunque soltanto ad avvicinare. Perché? Perché si va troppo alla ricerca dell'esagerazione, credendo appunto erroneamente, ma probabilmente anche credendo giustamente di andare a intercettare purtroppo una platea modificata in questi anni, che andando sopra le righe si emozioni di più, cosa a mio parere assolutamente fuorviante. Ok, Francesco, abbiamo 3 minuti prima di chiudere. Non ho nulla da aggiungere alle parole più che mai condivisibili di Stefano, soltanto faccio un altro nome, insieme a quello di Pizzul, che è quello di De Zan. Tornato un nome che è stato, non possiamo dire tornato di moda perché non è mai passato di moda fondamentalmente, ma è stato in occasione delle tantissime cronache ciclistiche che Rai Sport ha riproposto in questi giorni, la sua voce ci ha accompagnato quasi tutti i giorni. Anche lui una figura che è entrata nell'immaginario collettivo, che ha saputo unire alla cronaca dell'evento senza fronzoli anche quel pizzico di entusiasmo che lo ha reso popolarissimo, lo ha reso una figura di casa per tantissimi telespettatori che lo hanno associato naturalmente lo associano all'epoca d'oro del nostro ciclismo, soprattutto il periodo direi anni 80-90, quando il pedale italiano, oltre alle vittorie al Giro d'Italia, era in grado di imporsi con una costanza impressionante. Basti ripescare i podi delle grandi classiche, era in grado di, appunto, di dominare o di essere sempre competitivo nelle corse di un giorno più prestigiose. Un'epoca che purtroppo non abbiamo più rivissuto negli ultimi anni, quando vedere un italiano in vetta al Giro d'Italia è stato qualcosa di non così comune come negli anni passati, ed ancora più sporadico sono stati i successi nelle grandi classiche. D'altra parte è anche una questione generazionale, non sempre si può ambire a risultati così eccellenti come sono stati quelli appunto degli anni 80-90. Quindi ma in realtà ci sarebbero anche altri nomi, in questo momento quelli di Pizzul e De Zan sono naturalmente quelli che vengono spontanei a tutti, però la carrellata sarebbe lunga. Ecco, forse diciamo che nell'attuale organico rimangono delle figure in grado di coniugare la competenza con il giusto entusiasmo, come possono essere ad esempio, che so, Bragagna, il primo che mi viene in mente, che ormai è già un'istituzione, quindi non,
può essere inserito, direi, già adesso nell'Olimpo dei grandi, anche se è una figura che a volte divide, perché magari non a tutti piace quello stile, però non si può disconoscere la competenza in ambito atletica e sci di fondo in particolare, ma in realtà in tutto quello che ha commentato, così come Bizzotto naturalmente, tutti gli eventi che ha commentato è stato possibile distinguere un marchio di fabbrica inconfondibile. Mi sa, Stefano, che oltre a essere caro amico di Lotito è anche caro amico di Auro Bulbarelli, il nostro Francesco Del Giudice, perché abbiamo capito da Anche egli onnipresente, imperversa nelle perle di ne è un archivio. fan, ne è un fan accanito, Sì. segue anche le repliche del biliardo, ti dico solo Pensate, questo, con ti mon... svelo questo segreto. E secondo me è fan anche, però qua tocco secondo me un tasto per cui forse siete un po' troppo giovani, di Attilio Moneti, storica spalla di Bragagna Di dei tempi Bragagna, buoni. certo. Però qui ormai avete capito che è un po' l'oggetto del contendere il nostro Francesco Del Giudice. Stiamo ovviamente scherzando. Abbiamo finito perché qui il tempo stringe. Ci diamo appuntamenti fra 2 settimane, due circa più o meno. Adesso poi vi daremo conto all'interno del nostro portale per un'altra puntata dedicata ovviamente a queste chiacchiere, sperando fra 2 settimane di avere un'ipotetica data di inizio o di definitiva fine poi del contendere calcistico e non solo. Ci piacerebbe tantissimo ricominciare a parlare un po' più di sport, anche se questi argomenti, come avete capito, ci prendono sempre. Io ringrazio intanto per essere stato dei nostri a Francesco Del Giudice, ti auguro buona serata e ci sentiamo prossimamente sempre sul TCB Show. Buonasera a te Massimo, a Stefano, a tutti gli ascoltatori, l'auguro di una serena notte. Come diceva Repice quando ancora Eh faceva le partite, ormai decenni fa sembrano passati. Do una buona serata anche a Stefano Stradotto. A voi, ciao Massimo, ciao Francesco, alla prossima, buonanotte a tutti. Bene, noi con questi saluti concludiamo questa puntata del TCB Show di venerdì 8 maggio 2020. Ringrazio tutti coloro che hanno fatto parte di questa puntata, nella figura innanzitutto di Antonio Raimondi di Eurosport, di Paolo Pacitti, giornalista del rugby non solo di Radio Rai, e poi di Stefano Stradotto e Francesco Del Giudice. L'appuntamento è, come abbiamo detto in precedenza, probabilmente fra 2 settimane. Stiamo uscendo pian piano da questa situazione, speriamo di tornare ben presto alla normalità. Siamo giunti alla conclusione di questa trasmissione, ma non resta che augurarvi una buona serata, una buona continuazione di giornata all'interno di serata, di settimana e di weekend all'interno anche di tutto il calcioblog, che vi ricordo non si ferma mai e che quindi avete occasione sempre di sentire, soprattutto in stile molto a Marcord in questo periodo, ma pian piano ci riprenderemo. Vi ringrazio ancora per l'ascolto. Di nuovo vi do appuntamento alla prossima puntata di questo show. Salutiamo anche gli amici di RaiBobo.it, di Sportnerweb.it e di tutti i social che ci hanno fatto compagnia in questa serata. Da Massimo Verone, infine, come diceva prima Francesco Del Giudice, l'augurio di una serena notte.